una scatolina bellissima con un ripieno risplendente. Ciao a tutti e bentrovati sul canale, ritorna Puro Bio su Ombretta, sul canale Ombretta, con un pacchettino delizioso. È uscita la nuova collezione di illuminanti e terre, la Resplendent, e sono qui a farvela vedere e a condividere il contenuto di questa scatolina con voi. Apriamo questa scatolina delle meraviglie, voilà, guardate già che bella la scatola, si apre sollevando il tappo e si trasforma in un cestello pieno di meraviglie. Le meraviglie in questione sono i nuovi highlighter, le nuove terre abbronzanti di Puro Bio. Abbiamo 4 refill che adesso vedremo in dettaglio e 3 col packaging. Innanzitutto vi faccio vedere la differenza tra highlighter e terra. Le terre hanno il packaging completamente opaco, si aprono apertura anteriore classica, hanno modificato la parte davanti facendo una fessura ancora più ampia che rendesse facile l'apertura. Voilà, si apre in un attimo, specchietto comodissimo e cialdina. La cialdina è da 9 grammi, quindi bella grande, e anche questa la tecnica magnetica che già abbiamo visto negli ombretti del facilissimo ristacco del refill, che può essere così sostituito facendo un grande occhiolino all'ambiente, rispettando così sempre lo stesso packaging per diversi refill che uno man mano ricarica e non sprecando plastica inutilmente. Stessa cosa vale per gli highlighter. Eccolo qua. Guardate cos'è questo highlighter, anche lui con specchietto, anche lui chiusura, anche lui packaging magnetico con facile sostituzione della cialda, ecco qui. E tra l'altro la cialda sta su poi benissimo una volta applicata al magnete, e l'unica differenza è oltre a questo il packaging è cambiato, perché prima la Puro Bio aveva un highlighter e due terre, però il packaging era per tutti opaco ed era sempre lo stesso, e io tutt'oggi mi confondo quando ce li ho davanti. Molto spesso prendo la terra e mi ritrovo tra le mani l'highlighter. Adesso non succederà più, perché so che la terra è opaca e l'highlighter è lucido, quindi andrò a colpo sicuro, oltre ad avere la campionatura del colore proprio stampata dietro, quindi vedo subito quello che sto prendendo perché c'è il nome e il numero anche lì, ma dovevi essere un po' più attento. Detto ciò, andiamo a vedere i nuovi colori. Sono 4 bronzer e 3 highlighter. Tutti quanti sono stati riformulati totalmente, anche quello che già esisteva in gamma. Comincerò proprio da quello che io ho in confezione refill, che è l'highlighter Resplendent numero 3. Si presenta così. Ora io questi ve li metterò in palio alcuni, però dovrò fare lo swatch, che farò con un cotton fioc e quindi non toccherò con le mani. Se volete partecipare, partecipate, anche se non volete partecipare, amen. Sappiate che però l'ho toccato non con le mani ma con il cotton fioc. Mi avvicino. Il numero 3 ha proprio questo bel colore rame, è stupendo, si prende con una facilità incredibile, adesso lo stendo qua, ed è veramente al tatto una crema, bellissimo, guardate cos'è questo illuminante. Sembra sparaflesciantissimo, ecco, guardate, ecco qua, è con un colore davvero davvero stupendo. Questo è il numero 3. La polvere è molto vellutata al tatto, davvero davvero una bella sensazione. Proviamo adesso il numero 2,
che tra tutti è quello che io amo di più, è questo stupendo rosa. Ve lo faccio vedere da vicino. Questo lo posso anche applicare col dito perché è quello che terrò per me. Infatti, se vedete, io già l'ho provato, perché non ne ho di questo colore e perché si addice benissimo al mio incarnato, anche perché tra i tre credo che sulla mia carnagione sia anche il più discreto. Guardate cos'è questo highlighter, stupendo, stupendo anche secondo me come punto luce nell'occhio, perché adesso vabbè, passato così si vede in maniera sfacciata, ma con il pennellino si vede solamente l'iridescenza e un po' di coloritura, che è veramente stupenda. Io penso che lo userò anche per rendere in estate shimmer qualche blush che invece io ho totalmente matte. Poi in questo periodo sono in fissa con questi rosa per le guance e per l'incarnato, e quindi questo lo trovo meraviglioso. Ultimo highlighter è il numero 1, sono andata 321, anche questo è bellissimo, sono tutti e tre bellissimi, naturalmente mi sentite più eccitata su alcuni perché sono quelli che magari si confanno maggiormente al mio epidermide. Ecco qui il colore, questa striscetta che vedete è la mia presa con il cotton fioc, e vado ad applicarlo, è il più discreto, ma anche lui con i toni del dorato è stupendo. Questo quindi ha tono caldo, questo è più a tono freddo, e questo è veramente stupendo per gli incarnati anche più abbronzati. Adesso che viene l'estate questo è spettacolare. Sono tre colori veramente wow, sparaflescianti e super belli. I primi due più discreti, questo veramente look estivo, notte ai tropici, fantastico. E questi i tre highlighter, uno più bello dell'altro, ragazzi. Io non saprei quale scegliere, oddio, so quale scegliere perché uno di questi già ce l'ho, quindi so come muovermi, però se uno non lo avessi avuto sarei stata fortemente imbarazzata sul quale mettere da parte per voi. Adesso passiamo ai bronzer, andiamo dal numero 1 in su. Sono numero 1, numero 2, numero 3 e numero 4, e direi che sono tutti adattissimi al contouring, però ce ne sono due più, secondo me, adatti al scaldare l'incarnato e due più idonei a un contouring più marcato. Vi faccio vedere il numero 1, lo prendo col dito perché per colore è quello che conserverò per me. Ed è una terra, come vedete, che tende molto all'aranciato ed è quella che io uso tutti i giorni, anche per il contouring. Inverno specialmente preferisco fare il contouring con un tono caldo per dare maggiore vivacità al mio incarnato. Bellissima terra per incarnati molto molto chiari. La numero 2 invece io la vedo un po' più fredda e anche un po' più scura della numero 3, ma può darsi che sia il mio occhio a ingannarsi. Voilà, la prendo con lo scovolino prima di avvicinarmi a voi. Ecco, questa è la numero 2 e come vedete ha un tono un po' più freddo, più da contouring secondo me. Stendo accanto alla 1 la terra. Ok, anche questa, eccola, non è scurissima, sebbene la cialda sembra veramente scura, ma in realtà al rilascio del colore è un bellissimo colore, sì freddo, sì da contouring, ma che si accorda perfettamente alla tonalità 01 che userò magari per riscaldare la tonalità. Molto bello da contouring, molto molto bello, perché sì, è freddo, ma non è grigio. E quindi anche lui molto molto bello. Andiamo al numero 3. Il numero 3 è un altro per riscaldare l'epidermide. È un colore bellissimo con un tono di rosato in mezzo che lo rende davvero davvero bello. Eccolo qua, vedete? Stupendo. Ok,
Come vedete, risulta più chiaro del 2, è un tono più sotto l'1 ed è bellissimo. Per un sottotono rosato questo è spettacolare. Lo trovo un colore di terra molto molto fine, è quasi un tono da cipria scura, quindi senza essere troppo estate che avanza, ma anche molto naturale come terra. Se uno vuole dare semplicemente un allure di abbronzatura, secondo me, se avete un incarnato medio, da medio ma un medio chiaro, il 3 è meraviglioso, forse anche un medio scuro, non lo so, sinceramente non lo so. Il 4 è forse quello che preferisco per il contouring, è scurissimo e proprio per questo scolpirà alla grande, è bellissimo sia per carnagioni scure, ma secondo me questo performa benissimo anche su carnagioni chiare, perché quello che sto usando io in questo periodo è il suo gemello della vecchia linea, solo che la nuova linea è molto più morbida, molto più soffice al tatto. Fate conto che qui gli swatch sono molto blandi perché io li sto prendendo con lui, con il cotton fioc. Prelevo anche da qua, questo è il colore da vicino, bellissimo, vedete che non buttano al grigio, hanno tutti un tono di rosso che li rianima, diciamo così, e poggiamo qui la polvere che poi stendo col dito. Wow, vedete, infatti è proprio come immaginavo. Allora, questo secondo me è un bellissimo contouring per chi ha una pelle da media a chiara, è una terra stupenda di luminescenza e di abbronzatura, quindi da tutto viso, per chi ha una pelle scura, perché ha un tono caldo, non rosato, quindi un tono che appartiene un po', un tono più neutro, diciamo così, per uno che vuole un'abbronzatura in estate, perché in estate ci imbiondiamo tutti un po', ma per una carnagione chiara come la mia, questo sarebbe eccessivo come abbronzante. Fate conto che io come abbronzante uso questo, quindi questa è molto più forte. Per una carnagione invece come la mia è perfetto come contouring, perché come vedete l'aranciato non è sparaflesciatissimo. Ma il pacchettino non è finito qui, perché all'interno del pacchettino c'è ancora roba, e c'è un pennellone di nuova concezione e una nuova palette che adesso vi faccio vedere. Allora, il pennellone in questione è una sorta di pennello piatto da contouring, è il numero 12 della gamma Puro Bio, ormai ha entra in gamma con il numero 12, ed ha, non l'ho ancora aperto, lo faccio con voi, ed ha appunto queste setole piatte e strette che accompagneranno il gesto del contouring molto facilmente, tra l'altro anche molto morbide e compatte, ma non troppo. È bello, non è troppo compatto, quindi magari lascerà sfumare bene la polvere, però è molto molto morbido. Sapete chi ne faceva uno simile? Ma vi parlo di qualche 20 anni fa, la Dior all'interno di una delle sue prime terre, era uno scatolone proprio pratico, uno scatolone blu enorme, poi c'era questo pennellino, però era corto, che io ho buttato proprio di recente per la sua comunità, quindi sono strafelice che adesso mi sia arrivato questo, perché quello ormai perdeva peli, e poi non ne vidi più di questi pennelli. Questo è veramente un bel pennello, che tra l'altro non ho, ed è molto comodo anche il manico così piatto, perché si fa ben prendere per l'indirizzo dell'angolazione del contouring. E poi una cosa che mi ha rapito il cuore, sono arrivate le palette rigide, guardate che bel packaging di Puro Bio, all'interno della quale poter sistemare, guardate che specchio eccezionale, all'interno della quale poter sistemare i trucchi, le varie cialde, in maniera da crearvi una mini trousse con la cipria, il bronzing o l'highlighter, i vari, il blush e i vari eyeshadow, e quindi in modo tale da avere per esempio una trousse da viaggio bella e pronta con tutto il vostro make up Puro Bio preferito da inserire in un'unica pochette.
set. In più gli spazi sono proprio studiati per far capienza ai loro prodotti, quindi i prodotti non andranno a sbattere l'uno con l'altro. È bellissima e questa mi sarà molto utile per le trasferte. È il concetto del, ed è una palette magnetica subito pronta, quindi quelle polveri io posso inserirle qua dentro e saranno subito adese al supporto della palette. Ottima pensata, bravi Puro Bio. Puro Bio è un'azienda che ad ogni lancio si migliora, che non si accontenta dei prodotti che lancia. Infatti i bronzer e le terre già le aveva in gamma e le ha riformulate, e quindi sono contentissima di parlarvene perché so che vi parlo di prodotti buoni. Ringrazio l'azienda per aver pensato a me, ma l'azienda sa benissimo che quando pensa a me pensa anche a voi, perché io subito vi regalo quello che ricevo. Ho ricevuto vari prodotti, però non vi regalerò tutti adesso perché voglio fare tra qualche tempo un super giveaway, quindi lascerò qualcosa per un futuro giveaway. Adesso vi regalo una coppia. Uno di voi riceverà una coppia di bronzer e highlighter. L'highlighter numero 3, il rame, che sta bene a tutti, a bionde, rosse e castane, sto andando molto sul neutro, e il bronzer numero 4, che le scure potranno usare come bronzer per abbronzante e le chiare invece potranno usare come bellissimo contouring. Quindi a chiunque andrà questa coppia di prodotti potrà utilizzarle perfettamente in qualunque occasione. Sono così sicura che copro qualunque tipo di incarnato. Poi selezionerò altri prodotti per un futuro giveaway. Questa volta non ci saranno regole per partecipare al giveaway, perché il giveaway sarà un giveaway estemporaneo che farò con voi, e questi due prodotti li regalerò ad una fedelissima del canale. C'è stato un video di recente su Arte per Te in cui io spiegavo le mie posizioni riguardo a un giveaway che avevo fatto, e mica per le regole di partecipazione che avevo imposto, che al dire di qualcuno erano troppo pretenziose. Secondo me no, ho spiegato il mio perché rimanendoci molto male in un video, e proprio sotto quel video ho ricevuto una valanga di affetto. Una valanga di affetto, di solidarietà, mi sono sentita compresa, ho capito che il messaggio era passato, soprattutto è stato chiaro quello che io non avevo voluto dire e che secondo me era talmente banale che non andava neanche ribadito, cioè che un giveaway è un regalo che vi faccio e decido io a chi regalare le cose indipendentemente, quindi la regola è, diciamo, che sarebbe la decisione a chi io voglio regalare le cose, e in più che un canale andrebbe seguito non per il giveaway ma per il contenuto che esso dà. Quindi se vi volete bene mi seguite indipendentemente che io faccia o non faccia giveaway. Se non vi vanno bene le regole dei miei giveaway, nulla toglie ai miei contenuti, spero. Quindi magari non partecipate al giveaway, ma continuate a vedermi se vi va, per le cose che dico, per come le dico, per come vi parlo dei prodotti in questo canale. Detto ciò, siccome in quel video che si intitola Edizione straordinaria necessitano chiarimenti urgenti ombretta, in cui sottolineo il mio affetto per voi e le mie buone intenzioni, ho avuto una valanga di commenti e di riscontri da parte anche di tantissime che mi hanno detto: io ti seguo da una vita, non ho mai commentato, ma ho voluto commentare questo video per palesarmi e dirti che magari hai ragione oppure non la penso come te, proprio, e qui sorteggerò sia tra chi mi ha detto che avevo ragione sia tra i pochissimi che hanno detto che rimanevano nella loro posizione. Io non faccio discriminazioni in questo così bieghe di questo genere, sorteggerò tra di voi per ringraziarvi per essere venuti sotto quel video ad abbracciarmi virtualmente e a dirmi: ok ombretta, stai tranquilla, io ti ho capito, ti ho ascoltata, ci siamo confrontate. Quindi vado su random.org, sistemo i commenti dal più recente al meno recente. Oggi è il 24 maggio e l'ultimo commento l'ha lasciato Alessandra B, ed io ho risposto a tutti i commenti fino a oggi. Vi faccio vedere. Ok,
I commenti sono 358, quindi capite bene perché voglio farlo qua. Vado sulla pagina di random, faccio uno di 358, estrarrò dal più recente al meno recente contando i vostri nomi e non i miei commenti. 60, vado a vedere chi è. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. E la vincitrice è una cara presenza su Arte per te, perché commenta spesso e sono felicissima. È Coccinella Ludovica che mi scrive: cara Ombretta, sei una perfetta pedagoga. Non lo so, Ludovica, sono in linea con il tuo discorso, anche il tuo modo di reagire alle contrarietà c'è d'esempio nella vita. Grazie, non ambisco a tanto, ma grazie. Con Enzo siete genitori illuminati, io da insegnante vorrei che tutti i genitori fossero come voi. Grazie, che me lo dicono insegnanti ha un valore immenso. Ed infine, di nuovo vi voglio bene. Ludovica, anche noi ti vogliamo un mondo di bene, grazie, effettivamente vogliamo bene a tutti voi. Proprio per questo ci sono rimasta male per quei commenti, ma a chi è così presente per il puro gusto di esserci, senza nessunissimissimo secondo fine, anche se non c'è nulla di male nel voler partecipare a un giveaway per avere la speranza di vincere un premio, io ve lo auguro veramente a tutti. Ma ho voluto premiare sotto questo video perché ci sono stati una serie di commenti bellissimi e di prese di presenze a supporto della mia persona, che mi hanno veramente commosso e riempito l'animo. Quindi grazie di cuore. Mi dispiace se c'è stata questa piccola parentesi polemica sul canale, perché io tendo sempre a preservarvi da tutto questo. A me non piacciono i canali polemici, proprio per questo mi sono messa subito in video e subito ho dato stop, e proprio per questo poi l'indomani ho caricato subito un altro video per voltare pagina. Ma ciò non significa che non volessi ringraziare con un piccolo gesto tangibile, no? Con un ricordo di questo momento, le persone che mi erano venute ad abbracciare in quel momento. La persona in rappresentanza a quel foltissimo gruppo sei tu, Ludovica. Ti ringrazio, e ringraziando te ringrazio tutte le persone che animano tutti i miei, e dico i nostri, canali. Siateci solo perché volete esserci. Io vi propagando gli altri canali perché è mio dovere, essendo una che ci spende energie, farveli conoscere. Poi naturalmente sentitevi liberi di aderire come di andarvene. Nel momento in cui magari metto la regola per un giveaway, cliccate quell'iscriviti e poi subito dopo aver vinto magari vi disiscrivete, anche perché ragazzi un iscriviti su YouTube non costa nulla, quindi io non vi ho chiesto qualitativamente, proprio come qualità di vita, nulla che di meno da quello che avevate un attimo prima. In compenso vi ho dato la chance di vincere un qualcosina. Così come questa chance, inaspettatamente, senza lei aspettarsi nulla, come tutte le persone che mi hanno scritto, l'ha avuta Ludovica, a cui sono contentissima, non contenta, contentissima di spedire questi due prodotti. Vi dirò, questo modo di fare giveaway mi piace tantissimo, perché premia veramente le persone che si fanno presenti sul canale, anche se penalizza le timide. Quindi vi dico, non siate timidi, perché da oggi, proprio in memoria di quello che è successo, perché da tutto io cerco di trarre giovamento e impararne una lezione, farò dei giveaway che accontentino un po' tutti. Farò dei giveaway in cui continuerò a chiedervi l'iscrizione agli altri canali, e farò dei giveaway assolutamente liberi, random, assolutamente a sorpresa. Magari appaio live e vi faccio il giveaway in quel momento, quindi state accorti, perché ci saranno grandi, grandi sorprese per tutti voi, ma solo ed esclusivamente per voi, positive. Non vi tolgo nulla se non un po' di tempo per stare in mia compagnia. Ludovica, mandami il tuo indirizzo e ti spedirò il bronzer e l'highlighter di Puro Bio, vedrai che sono fantastici. Per tutti gli altri, grazie per esserci, non demordete,
non vi preoccupate, i giveaway torneranno presto, presto ci sarà un bel giveaway sostanzioso sul canale e chissà la formula in cui lo farò, non lo so, però sarà fatto col cuore e sarà fatto per voi. Ringrazio Puro Bio per averci inviato questi prodotti, li useremo insieme magari in un futuro video in cui mi preparo e vi faccio vedere come mi trucco, sperimenterò, adesso li conosco, ancora non li ho usati perché ho aspettato voi per usarli, comincerò a conoscerli, vi darò le vere impressioni, comunque io mi trovo bene anche con le vecchie formulazioni, quindi sentendo in giro che li hanno migliorati ho grandi aspettative. Bene, state con me se vorrete sapere cosa ne penserò in futuro. Coccinella Ludovica, mandami il tuo indirizzo e grazie a tutti per essere come siete e grazie a tutti coloro che mi hanno abbracciato oggi. Sono contenta perché ho fatto qualcosa di tangibile per ringraziarvi. So che non è niente, però almeno è un modo per dirvi ok, vi sento, vi leggo, vi voglio bene. Ci vediamo la prossima volta, ciao, e che sia un momento resplendente per tutti, ciao! Ciao a tutti ed eccoci pronti per l'estrazione del mascara Bella Azul. Guardate che faccina simpatica in questo fermo immagine. Scelgo sempre dei fermi immagine proprio che merito, in certo senso, che mi danno un allure di raffinatezza e sensualità. Comunque andiamo avanti. 146 commenti ordinati dal più recente al meno recente e adesso andiamo subito a sorteggiare con random.org uno di 146. Incrociate le dita ragazzi e vediamo chi è il vincitore, il numero 32. Vado subito a vedere chi è e ve lo dico, e la vincitrice è Antonia Caria o Caria, non lo so. Antonia, hai vinto tu col messaggio, ci pensi sempre, grazie, partecipo volentieri, saluti. Grazie Antonia, grazie a tutte coloro che hanno partecipato, grazie davvero di cuore. Antonia, tu sei stata fortunatissima, mandami il tuo indirizzo e sarò felicissima di mandarti il mascara Bella Azul e di sapere cosa ne pensi. Per tutte le altre non demordete, perché come vedete i giveaway fioccano, ogni cosa che arriva a me, sappiate, io sempre la volterò in qualche maniera a voi. Quindi i giveaway continueranno e voi rimanete in attesa, silenzio ragazzi, rimanete in attesa di nuovi sviluppi. In bocca al lupo a tutti per i prossimi giveaway, grazie a tutti per partecipare così numerosi a quelli che faccio e grazie soprattutto per esserci sempre a sopportare e a supportare i miei video. Antonia, mandami il tuo indirizzo, baci ragazzi, un bacio a tutti, vi voglio bene.